Il legno nelle costruzioni risale già all'età preistorica, da quando è nato il mondo. È il materiale più antico che l'uomo conosce per costruire. Questo perché è la natura stessa che ce lo fornisce in grandi quantità. E l'uomo ha proprio scoperto che lavorando in maniera molto semplice, con attrezzature minimali, ciò che la natura dava, dalla cellula base delle capanne iniziali, via via si arriva a costruire edifici di questa entità. Il legno quindi è natura. Perché è natura? Prima di tutto perché c'è rispetto totale dell'ambiente nella lavorazione del legno. Si pensi che per produrre una tonnellata di cemento si necessitano circa di 115 kg di petrolio necessari per fornire in kilowattora l'energia per poterlo lavorare. Una tonnellata d'alluminio richiede circa 8 tonnellate e mezzo di petrolio. Il legno richiede semplicemente dai 5 ai 23 kg di petrolio, a seconda che si tratti di legno massello oppure di legno derivato. L'altro aspetto importante del legno: il legno non è un materiale morto, cioè anche tagliato, lavorato e posato in cantiere, continua ad assorbire anidride carbonica. Quindi è un'interazione continua con l'ambiente circostante che permette un microclima all'interno della casa assolutamente ottimale per un comfort abitativo eccellente.